di ricordare Eligia Ardita. Eligia Ardita fu uccisa dal marito insieme alla figlia e noi, come avevo detto qualche mese fa, a ricordo di questa assurda violenza, abbiamo istituito il premio Eligia Ardita. Ma come primo premio, invece di darlo a una persona esterna alla famiglia, abbiamo deciso di donarlo alla sorella di Eligia, Luisa, che oggi non è qui, ma ha chiamato poco fa, vive tutta la sua emozione. Questo premio recita: la mia anima è con te, firmato Eligia, nel senso che Eligia vive. Ed è come se questa targa è proprio Eligia che la dona a sua sorella. Ritira il premio Fabrizio Ardita e l'applauso salga più forte da Fra Volantino affinché questo premio sia benedetto. Noi diciamo forte e chiaro no alla violenza sulle donne, perché la violenza sulle donne non porta da nessuna parte, toglie l'affetto ai figli, alla famiglia e non restituisce sicuramente l'onore all'uomo. Con questo gesto l'uomo perde definitivamente il suo onore, è solo disonore. Grazie. Adesso io vorrei sentire, perché si concilia con il pranzo, e una parte importante a tavola si sta bene quando si sta in famiglia, quando si sta nella fede, e credo che meglio di Fra Volantino può definire questo concetto. Quindi chiamo qui il fondatore dei Frati Poveri, Fra Volantino. Ecco, ringrazio Corrado che sa fare queste sorprese, come tipico del suo nome, Conrad Consiglio Ardito. E quindi sicuramente vuole che adesso è il tempo del sopore, dopo mangiare, che viene il colpetto di sonno. E quindi ascoltiamo San Paolo che ci dice: svegliati o tu che dormi. Allora, così brevemente, un piccolo pensiero per questa giornata che avete fatto, la festa della donna, che può essere anche di natura pagana, insomma, ci ricorda in ogni caso dal dato umano, qualcuno del mondo antropologico, ci ricorda Maria, che è la donna per eccellenza che ci porta Gesù, che ci dà la vera vita, il vero senso, il vero sapore della vita. Non dico questo perché sono frate, e per chi non lo sapesse, io 20 anni fa in questo paese, qua a Rosolin City, ecco, se così lo possiamo definire, però Rosoline, avevo un pub di 1500 soci, non mi interessava niente di giro. E quando è successa una cosa brutta, a proposito delle violenze che succedono, la coscienza parla a tutti, pure le pecorelle smarrite, come ero io 20 anni fa, proprio smarrito nel vero senso della parola, nei confronti della verità. Oggi tutte queste schifezze che succedono in giro è perché, ecco l'accento, è perché si parla poco della verità che ci ha insegnato Gesù. Allora qualcuno ci può dire anche che siamo terroristi psicologici eccetera, no? Però tutto questo male è dovuto perché si parla poco della verità che l'uomo ha in sé, in questa prova, perché noi abbiamo una finalità, siamo stati creati, cioè esistiamo, perché uno vedere il tavolo significa che qualcuno l'ha fatto, è oggettivo, cioè uno può girarlo quando vuole, il tavolo, la sedia, c'è un'intelligenza che l'ha fatta. A noi che siamo più del tavolo o della sedia, al maschile o al femminile, c'è qualcuno più intelligente di noi che l'ha fatto questo nostro essere. E questo qua ci ha creato, questo nostro Dio ci ha creato per l'immortalità, per la felicità eterna. Però se uno rifiuta ostinatamente e va contro questo, c'è anche un burrone che Dio non l'ha fatto per nessuno, però ce lo creiamo noi quando disobbediamo alle leggi naturali e soprattutto a quelle divine. Però si parla poco dell'inferno, che c'è anche l'inferno per chi
aderisce alla teoria del genere alla fine in un modo consapevole. Per chi è pronto a fare violenza per emergere e fare strada e quindi far tirare fuori l'ambizione che ognuno di noi ha, perché l'ambizione di diventare persone gloriose ce l'abbiamo tutti nel cuore, questa ambizione ce l'ha spiantata qualcuno nel cuore, che si chiama Dio, che si rivela in Gesù. Allora, quando siamo ambiziosi non dobbiamo perdere questa ambizione, ma l'ambizione più grande, poco fa parlavamo, che è quella di diventare santi, cioè persone che kadosh significa persone che hanno tagliato con le cose storte, con le cose amorali, cioè immorali, con le cose brutte che non appartengono alla bellezza dell'uomo, come dice il nostro vescovo, di essere umani, ma non umani alla maniera diabolica, come quando Gesù dice a San Pietro: allontanati da me o arretro di me Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. Ma la parte bella umana, quella di Gesù alla fine, che è capace di dire una carezza, è capace di sfamare chi c'ha fame, è capace di guarire chi è malato gratuitamente. Ma questa è la parte bella dell'uomo, è che però l'incentivo ci vuole, come si dice a Napoli, nessuno fa niente per niente, no? Anche se noi siamo la maggior parte siciliani, non tutti, lo possiamo dire in un altro modo, in qualsiasi accento, però veramente nessuno fa niente per niente, non è una filosofia utilitaristica, ma un effetto concreto, nessuno fa niente per niente. Allora, se noi lo facciamo il bene, è perché ci ritorna. Se io faccio il bene, è perché autorizza gli altri a farmi del bene. Se io faccio il male, o sono d'accordo per esempio con l'aborto, con l'omicidio, eccetera, significa che autorizzo gli altri a ammazzare pure me. Allora, già questa è una cosa normale, però quando non capiscono con le buone, c'è una preghiera, sapete, dopo le omelie fanno la preghiera dei fedeli. E una volta mi ho colpito a Catania, ero a passaggio in autostop, perché noi viaggiamo con due e con uno, e questa preghiera diceva una cosa che mi ha fatto riflettere, e che è la modalità giusta. Signore, fa che quando non basta l'amore, ci ricordiamo che ci vuole il timore. Allora, il santo timore è anche di capire che se queste persone che fanno violenza, dobbiamo avere il coraggio, come ha fatto anche Papa Ciccio, diremmo, Papa Francesco, di dire anche ai mafiosi, ai prepotenti: attenzione, che c'è pure l'inferno, non è che c'è solamente, cioè, e guarda che esiste. Allora, quando noi abbiamo fatto un'esperienza che ci crediamo, allora tiriamo fuori veramente, qualcuno potrebbe dire, gli attributi di quelli umani che Dio ci ha donato, e dimostriamo le cose che crediamo, perché ci crediamo, mettiamo la persona dinanzi alla verità. Allora, io ho visto persone che dicevano che erano dei boss in qualche parte d'Italia, dinanzi alla verità infuocata, però che ti guardano negli occhi, che tu le vuoi bene, persone, c'è una possibilità che possano riflettere e possono cambiare. E quindi dal lupo si può diventare anche pecora, perché se la parola di Dio dice che il Signore può cambiare il cuore di pietra in cuore di carne, anche un lupo, volendo, si potrebbe trasformare in pecorella. E quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, tutti quanti siamo destinati dentro una cassa da morto, o ci piace o non ci piace, questa è la verità. Però l'unico che ci fa uscire da questo si chiama Gesù Cristo. Allora, se alla gente gli parliamo di questo, se lo abbiamo sperimentato, allora tutto cambia e tutti possono cambiare. Io mi è venuto il dubbio, e concludo, mi è venuto il dubbio a proposito di violenza. Io volevo fare una violenza perché mi hanno chiesto tanto tempo fa la tangente, quando era il pub, dove pagare, e io ho detto non pago. Allora mi è venuta in mente la fantasia catastrofica di ammazzare tutte quelle che mi dicevano di pagare. Eppure la mia coscienza mi diceva: e se poi c'è l'inferno? Se ci sarà Dio, forse c'è pure l'inferno, chissà che fine fai. E ho fatto la preghiera: è vera questa storia oppure no? Sono tutti fessi quelli che vanno in chiesa, o sono io il fesso che non ci vado? Come funziona? Mi sono chiesto questo quesito. Alla fine l'ho risolto con la preghiera. Allora, quando una persona crede che c'è un'intelligenza superiore, che ci vuole sani oltre che santi, che ci vuole retti oltre che storti o storti, allora la vita cambia, l'uomo diventa più bello, i rapporti sono più sani e il Signore ci fa fare strada, come Giorgio La Pira, come Aldo Moro, anche se poi è morto malamente, però è rimasto alla fine come insegnamento per tante persone che non si piegano davanti al piombo, che non si vendono. Noi non tocchiamo soldi perché siamo incomprabili, non ci vogliamo far comprare da nessuno, perché prima di ogni obbedienza c'è la mia coscienza. Allora, tutte queste violenze possono diminuire se noi abbiamo il coraggio di dire a queste persone: vedi che tu un giorno devi fare i conti con qualcuno superiore e più forte di te. Se credi, adesso dimostra che credi, se non credi, pensaci.
già che funzioni è un mistero, non è scontato che c'è un corpo che defunziona. Questo microfono non funziona perché funziona, ma funziona perché qualcuno l'ha pensato e l'ha fatto. Il mio corpo, le mie telecamerine, il mio pelo di screen, il mio snodo delle ossa, delle mani, i sinapsi, eccetera, qualcuno me l'ha messo addosso se funziona. Allora fare riflettere le persone davanti all'oggettività delle cose che c'hanno addosso e fargli capire, ammato lo sangue, nel senso, fai un bravo e non fare violenza con nessuno, perché Dio è misericordioso, c'è scritto nella Bibbia, Dio è grande nell'amore, ma lento all'ira. L'anestesia della carità, come si fa a condurre i bambini, prima ci metto spirito, no? Quindi spiritualmente, tutto carino, Dio è misericordioso, vuole bene, ma se non ti converti vai all'inferno. Tu che fai prepotenze. Però se ti converti vuoi guardare il paradiso, quindi puoi avere altro che festa senza fine, altro che gloria umana, la gloria eterna, quella che non passerà mai. Da un'eternità all'altra, c'è sempre. Rifletti. Allora le persone possono cambiare, perché io me ne fregavo della chiesa, di Dio, delle preghiere, sfottevo mia nonna, quindi io conosco pure la vita sottoterra, quando ero underground, ma veramente sottoterra, è sbandato. Allora se uno sbandato come sono stato io, ma proprio sbandato, cioè il Signore lo può fare riflettere, significa che ognuno prima di fare danno, prima di fare violenza, la coscienza gli parla. Allora noi dobbiamo essere amplificatori di questa loro coscienza, perché ce l'abbiamo anche noi, e farle riflettere. Poi se dopo che tu gli hai parlato fanno esperte, però un seme c'è e c'è la speranza che possono anche prima di morire pentirsi, e c'è un fratello, una sorella, un'anima guadagnata. Per tutte invece le vittime, e concludo, per tutte le vittime non dobbiamo mai perdere la speranza, noi speriamo che è tutto vero. La speranza, come ripeto, quando noi diciamo fede, speranza e carità, oltre alla pistis alla fine che è la fede, elpis è la speranza in greco. Elpis significa non speriamo che fosse tutto vero, elpis significa attesa. Quindi noi con la fede abbiamo sperimentato la certezza che c'è un'intelligenza superiore che ci ha fatto per amore, non per perderci. Con la elpis, con la speranza, noi non è che speriamo che è tutto vero, attendiamo questo premio che ci ha promesso il Signore, se viviamo nella carità e il rispetto reciproco. Allora queste persone che sono state ammazzate o violentate eccetera, noi abbiamo l'attesa perché hanno lottato per qualcosa, perché sennò potevano cedere, hanno lottato per il bene, anche se umano. Già queste persone noi abbiamo la speranza che sono in cammino verso il paradiso. Allora quando noi andiamo al cimitero, ieri dicevo nell'omelia, e portiamo i fiori ai nostri parenti defunti, perché più o meno ce l'abbiamo tutti i parenti defunti, noi non li aiutiamo, li solamente li rallegriamo e basta. Quando noi invece andiamo in chiesa, dove Gesù vuole che andiamo, almeno la domenica, o il sabato sera, insomma, domenica mattina o mezzogiorno la sera, noi quando andiamo in chiesa e ci confessiamo, facciamo la santa comunione con Dio, non con prima arrivata, ci alleiamo con Dio, non con un politico potente, con Dio, che ci apre tutti i mali e ci può fare strada veramente. Allora noi ci alleiamo con Dio, noi non solo rallegriamo i nostri parenti defunti, ma li aiutiamo ad andare sempre più verso il paradiso e sempre più verso Dio, che è la vera felicità. Allora San Tommaso diceva, se si cercano godimenti, in paradiso ci sarà il sommo e più assoluto godimento, perché tutte queste cose c'erano, tutto questo c'era. Allora Signore, è il massimo e più assoluto godimento, diceva Tommaso, che si chiama Dio, e ci ha creati per la felicità e l'immortalità. Amen. Ora facciamo, ecco, oggi in vista tra qualche giorno la festa della donna che ricorda sempre Maria, quindi facciamo parlare lui, come ci teneva più che a me, a loro due, fratelli e sorelle, sua Veronica, che è la responsabile delle nostre sorelle. Lei cantava al coro del Papa, quindi c'è una voce bellissima, qui non la esibirà, però più che la voce è figura di quelle cose che dice, che è molto precisa e incisiva. E poi ci abbiamo Clara, che l'abbiamo incontrata in autostop in Portogallo, perché sempre con due e con l'uno viene in Portogallo, eccetera. E abbiamo incontrato lei col papà, e il papà era un po' scarburato come me, e quando lei da piccola ha visto il papà con l'incontro nostro, che gli abbiamo detto quattro cose ferme e concrete, è cambiato il papà. Questa bambina, che adesso ha 20 anni, quando l'abbiamo incontrata aveva 11 anni, vedendo il papà cambiare, come funziona? È possibile, mio papà era proprio indomabile quasi. Eppure vedete che bellezza che c'è negli occhi, che va al di là del sacco, c'è una bellezza interiore che va verso la bellezza eterna. Beh, adesso dopo questa presentazione dobbiamo cercare anche di essere all'altezza delle vostre attese.
Allora, sono Sor Veronica, 32 anni proprio oggi. Quindi lo ritengo anche un bel regalo di compleanno da parte del Signore, quello di poterlo trascorrere con voi, anche facendo questa mia piccola testimonianza di come il Signore è entrato nella mia vita, l'ha sconvolta, l'ha cambiata, fino al punto di farmi mettere qua dentro. Ovviamente prima di fare insomma questa scelta ero una persona un po' diversa. Ho studiato danza per 10 anni, insegnavo anche, quindi ero un'insegnante, ho fatto anche vinto diverse borse di studio, mi erano state date anche delle proposte di provini, dovevo entrare in una delle compagnie più famose d'Italia, che è la Ter Ballet, e nel mentre anche studiavo, ho fatto il liceo classico, mi sono diplomata col massimo dei voti, sono iscritta all'università, ho preso diritto ed economia. E lì studiavo perché, essendo molto ambiziosa, volevo diventare un notaio ricco sfondato, cioè proprio, proprio guadagnare come si deve, ecco. Ovviamente questi erano i miei progetti, non coincidevano tanto con i suoi e proprio per questo motivo non ero felice, non ero soddisfatta nella mia vita, anche se facevo tutte queste cose. Le facevo bene perché i risultati insomma mi gratificavano, effettivamente io sentivo dentro di me un vuoto, un qualcosa che non riuscivo a colmare con tutte queste cose che potevo fare, anche con le amicizie che avevo eccetera, e questo mi ha portato a soffrire abbastanza. E quindi all'età di 16 anni, nel culmine della mia sofferenza, ho alzato gli occhi al cielo e ho detto al Signore: voglio capire che cosa tu vuoi da me, perché tanto, cioè, su questa faccia della terra bene o male ho capito che posso fare qualunque cosa, cioè posso studiare, posso diventare un notaio, posso fare questo, quell'altro, però se non è quello che tu hai pensato per me, cioè io non sarò mai felice fino in fondo. All'epoca non lo sapevo che era scritto in un salmo: nella tua volontà, o Signore, è la mia gioia. Poi l'ho scoperto quando ho incontrato la comunità. Però effettivamente era questo quello che io sentivo dentro di me, che non sarei stata mai pienamente felice e soddisfatta finché non avessi capito qual era la mia missione, quello che Dio aveva pensato per me. E allora, dopo aver fatto questa preghiera al Signore, dicendogli che volevo capire la sua volontà, ho iniziato a vivere in una sorta di attesa, cioè aspettavo che in qualche modo il Signore insomma prima o poi si sarebbe presentato nella mia vita. Da premettere che quando ho fatto la preghiera gli avevo chiesto anche una cosa un po' particolare, no? Gli dicevo: Signore, cioè io arrivato a un certo punto non so come parlarti, non so dove venirti a cercare eccetera, però una cosa è sicura, tu lo sai che io sono qui in questa casa, se tu hai bisogno di me, vienimi a prendere tu. E il Signore è stato di parola, perché io la comunità l'ho incontrata, neanche a farla apposta, sotto casa mia, quindi proprio è venuto a prendermi in tutti i sensi. Chiaro, non è che io in quel momento ho colto subito questa cosa, con il senno di poi l'ho ripensato. E mi ricordo il giorno di questo primo incontro con la comunità, che per me è stato un momento molto forte, perché era una sera di maggio che praticamente si era organizzato in parrocchia di far girare la Madonnina per i quartieri, quindi ogni sera si fermava in un posto, insomma, e si pregava insieme il rosario. E il parroco aveva detto alle signore della parrocchia: ma ci sono dei frati nuovi che sono arrivati in città, dice, perché non li invitate, così vi possono aiutare a pregare meglio il rosario. E tutte le signore contente: ma sì, chiamiamo questi frati e queste suore. Allora mi ricordo quella sera si era riunito sotto nella piazzetta un bel gruppetto di persone, scendo anche io, tutti in attesa di questi frati e di queste suore. Ora,
bisogna capire qual era la mia concezione del frate e della suora, perché frati non ne avevo mai visti in vita mia, quindi me li immaginavo un po' alla Padre Pio, tutti anziani con la barbona lunga, e le suore per me erano quelle che mi avevano fatto il catechismo da piccola, quindi anche quelle un po' anzianette, tipo nonnina col vestitino grigio, eccetera. E allora immaginavo di vedere delle persone così. Improvvisamente vediamo spuntare un gruppo di giovani, frati e suore giovani. Io all'epoca avevo 21 anni e più o meno era quella l'età, tra i 20 e i 25 anni. Quando ho visto questi frati, questi suore così giovani, è stato un colpo nella coscienza. Li ho guardati e pensavo: mamma mia, ma questi qua, così giovani, cioè hanno fatto una scelta di questo genere, ma questi veramente, cioè, ci credono, mettono Dio al primo posto, ma io sarei in grado di fare una cosa del genere? Sudavo proprio freddo. E poi quello che mi ha colpito è che erano sorridenti, erano felici. E io pensavo, dice, ma questi qui che comunque vivono in povertà e quindi, dice, non sanno dove devono dormire, non sanno che devono mangiare, riescono ad essere così felici, si vede che è una gioia vera. E io, con tutto quello che ho, che sto cercando di fare, non c'ho neanche lo 0,1% della loro felicità. Dice, ma perché? Voglio scoprire qual è il segreto della loro felicità. E poi quella sera, insomma, c'è stata la preghiera del Santo Rosario, meditato, che anche quella è stata per me una scoperta, perché questa preghiera del Rosario, insomma, fatta in una maniera più giovanile, con i canti, poi c'erano le meditazioni basate sulla parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa. E mi ricordo che alla fine di questa preghiera eravamo tutti quanti proprio felici e io sentivo dentro il mio cuore un qualcosa che non avevo mai provato, non solo la gioia, ma sentivo anche ardere un fuoco dentro di me. E poi quando loro sono andati via, io pensavo, ma che bella questa serata, questo incontro che abbiamo fatto con questi frati, queste suore, ma chissà se sono state soltanto una meteora nella mia vita, li ho incontrati adesso e non li vedrò più, oppure chissà, li incontrerò di nuovo. Fatto sta che da quel giorno in poi li cominciavo a vedere, non dico tutti i giorni, ma quasi. Perché? Perché c'era mio padre che aveva partecipato anche alla preghiera, cioè proprio è stato amore a prima vista. Quando ha visto loro, si è proprio, non lo so, un'attrazione spirituale forte, per cui ogni giorno con la macchina, mio padre fa il postino, no? Quindi portava la posta e poi andava dove abitavano loro, li cercava e per un motivo o per un altro cercava di portarli a casa, una volta perché avevano il saio rotto e mia madre magari li cuciva con la macchina da cucire, una volta per riparare i sandali, una volta una cosa, una volta un'altra. Bene o male li vedevo molto spesso. E questo dopo un pochettino di tempo abbiamo iniziato a seguire i loro incontri di preghiera e i miei genitori hanno fatto un gruppo di preghiera, hanno iniziato a far parte di uno dei nostri gruppi di preghiera e io ho iniziato a seguirli in questo modo. Però da lì ancora non capivo che il Signore mi poteva chiamare magari a seguire questa strada. Sono passati 6 mesi più o meno da questo primo incontro, 6 mesi, un po' come l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria che avvenne al 6° mese, ecco che dopo 6 mesi il Signore ha iniziato a bussare un pochettino più forte nella mia vita. E devo dire che quello che ha fatto proprio la differenza è stato il momento in cui ho parlato con Fra Volantino di una cosa un po' particolare, perché io poi lui lo vedevo tipo il fondatore, poi io ero una persona molto timida, quindi non è che mi mettessi tanto a parlare, quindi lo salutavo da lontano, non avevamo grandi... Ma ci vuoi stare pensando? No, ero io che ero proprio abbastanza timida. Però è successa una cosa particolare, che un giorno lui è venuto insieme con un altro fratello, è venuto a casa dei miei genitori perché avevano bisogno di usare il computer e siccome noi ce l'avevamo, loro no, che erano poverelli, allora sono venuti a casa per usare il computer. E lì, in quell'occasione,
siccome io avevo iniziato a parlare con un altro frate un pochettino di alcune cose e lui aveva sentito alcune cose che io gli avevo raccontato, allora mi chiede, dice, ma sai, ma ho saputo che questo fratello mi ha raccontato che tu hai fatto un sogno particolare quando eri piccola, ma me lo puoi raccontare un pochettino? E allora io ho iniziato a raccontargli effettivamente questo sogno che avevo fatto all'età di 8 anni. In maniera molto sintetica, in questo sogno avevo visto mio nonno, che era morto da poco a quell'epoca, che praticamente mi conduceva per una strada che prima scendeva e poi risaliva e mi portava in un posto bello, era una specie di tempio tutto luminoso, eccetera, e mi diceva alcune parole. Allora io racconto questo sogno a Fra Volantino e lui mi dice una frase che per me è stata la svolta. Mi sono scordata una cosa, che quando io incontravo mio nonno, prima di fare questa strada, lui mi diceva, vieni, seguimi. Queste parole sono importanti. Allora, quando io racconto questa cosa a Fra Volantino, lui giustamente mi dice, ma tu sei sicura che quel nonno che hai visto nel sogno era proprio tuo nonno? Sul momento l'ho guardato come per dire, sì, lo conosco mio nonno, quindi doveva essere lui. Però poi subito mi ha fatto riflettere dicendo, perché sai, è scritto nella parola di Dio, dice San Paolo, che colui che è disceso è lo stesso che è anche asceso al di sopra di tutti i cieli, cioè Cristo Gesù. Chi è che nel Vangelo poi dice vieni e seguimi? Lo dice il Signore al giovane ricco quando gli fa una chiamata particolare. Quindi attraverso questo colpetto di chiave, no? Sulla base della parola di Dio, mi stava facendo capire che effettivamente dietro quell'immagine simbolica di mio nonno, di questo anziano, che il vegliardo nell'Apocalisse è Gesù, l'anziano per eccellenza, ci poteva essere la mano del Signore che forse mi stava chiamando a seguirlo in una maniera particolare. Poi da lì, parlando, abbiamo trovato un sacco di coincidenze, eccetera, però questo semplicissimo colpo di chiave, cioè semplicissimo ma estremamente sapiente, perché poi riuscire a dare anche questi colpi di chiave così ci vuole tanta sapienza spirituale, e Fra Volantino ne ha tanta, mi ha praticamente aperto l'orizzonte, mi ha squarciato un attimino il cielo e ho cominciato a riflettere e a lì a collegare tutto un sacco di cose, perché poi è un pochettino come avere tanti pezzi di puzzle, no? Quando sono tutti quanti sparpagliati e non capiamo come vanno incastrati, non si vede bene il disegno. Invece da lì, quel momento in poi, è come se ogni piccolo pezzetto prendesse il posto e quindi cominciavo a collegare un po' di cose e a vedere chiaro e capivo che il Signore effettivamente mi stava chiamando a qualcos'altro. Né a diventare magari la ballerina per calcare i palcoscenici del mondo e neanche a diventare il notaio ricco sfondato che io desideravo, ma aveva in mente per me uno stile di vita di completa povertà e più che danzare nei palcoscenici del mondo, di andare a danzare il Vangelo sulle strade del mondo per portare a tutti la parola di Dio, che è la musica eterna. Gesù dice, cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. Allora quando ho iniziato a capire questa cosa qua, allora ho detto sì, ok, bisogna andare a fare qualche esperienza. Però lì mi sono trovata un piccolo scoglio da superare, perché significava lasciare la danza. Quello per me era tipo la cosa più importante. Cioè, non mi pesava magari lasciare tanto quanto casa, i miei genitori, gli amici, eccetera, ma lasciare la danza è stato un momento tipo di calice. Perché? Perché io mi allenavo per 6 ore al giorno, 6 giorni su 7, a volte facevo anche mezzanotte, cioè, ero a livelli proprio maniacali quasi con questa cosa qui, quindi cioè, quando ho realizzato che dovevo appendere le scarpette al chiodo è stato un trauma. Però
ho pensato una cosa, perché una volta mio padre mi aveva fatto riflettere, vedendo i miei orari assurdi che a volte facevo in palestra, lui mi ha detto: il tuo Dio è la danza. Ci aveva ragione. Io in quel momento sono esplosa, quindi gliene avrò dette di tutti i colori, però mi ha fatto un buco nella coscienza e aveva ragione. Il mio Dio in quel momento era la danza, era il mio idolo, io lo mettevo al primo posto. Quando ho capito che il Signore mi stava chiamando invece a seguirlo, ho pensato subito, ecco, dice, io quando ti pregavo a parole ti ho sempre detto sei per me al primo posto. Adesso tu mi stai chiedendo nei fatti di dimostrartelo. E quindi ho detto sì, è vero, tu sei per me al primo posto e quindi lascio anche la danza e scelgo te, almeno insomma posso veramente dire che sei tu per me la cosa più importante. Quando ho fatto questo pensiero è successa una cosa particolare, all'istante è come se non ho sentito più il bisogno di andare a danza. Una cosa per me allucinante, cioè non ero dipendente, però come ho detto questo sì, addirittura mi dava fastidio andare lì con la musica, sentivo il bisogno di distaccarmi e invece di andare in silenzio, di andare in chiesa, eccetera. E insomma poi da lì sono andata a fare la prima esperienza in comunità e chiaramente il Signore non ha mancato di confermarmi con tanti segni e con tante cose che questa era proprio la sua volontà e quindi ho detto sì con tutto il cuore e oggi dico con certezza insomma di aver raggiunto quella felicità che stavo cercando da piccola, l'ho trovata adesso in questa strada, non i miei progetti umani ma nel suo progetto. Come sta scritto, molte sono le idee nella mente dell'uomo ma poi solo il piano del Signore rimane salvo. Hai cantato per il Santo Padre, ma l'Ave Maria ce la devi fare. Ah sì. L'Ave Maria quale? Quella che vuoi tu. Quella di Schubert. Ma in francese. Fai. Ma vogliamo sentire la tua, decidi tu. Mentre che lei si prepara la Maria, mi sapete lei è passata, prima sulla legge, no? Quindi per farsi notare eccetera, poi ha mollato perché il progetto di Dio è un altro e poco tempo fa ha preso la laurea a Roma alla fine, sempre con la legge civile e quella canonica, purtroppo pure, che la fa se ce l'ho diventa campionato perché è una cosa che ha fatto in pochi, ha fatto 90 su 90, cioè il massimo dei voti, la voglio prendere per il... Volantino, perché lui che è uno scopritore di talenti e che sa valorizzare i talenti, da subito mi ha detto, dice no ma tu sei bravo a studiare, devi continuare, quindi lui è stato quello che ha... Però l'indirizzo l'ha accettato il vescovo, che è stato più lungimirante in questo. Sbagliamo te l'ha detto. E ora ti vogliamo sentire. Solamente 1500 note. 1500 note, non di più. Facciamo quella piccolina in francese, non lo so. Puoi cantare con me? Anche. I tempi passati lo facevo. Vabbè, okay. Allora, una piccolina in francese proprio perché è corta, me l'ha insegnata Fra Volantino ed è bella. Ok, se poi la vuoi cantare con me, Fra Volantino, sarebbe bella. Ok. No. Dai. No, dai. Che voce che sciocca da. Me l'hai insegnata tu, la cantiamo insieme. Ma volevo un'altra Ave Maria, comunque li accontentiamo lo stesso. Ave Maria, questa volevo la... Non la conosce bene. Vai, perché? Cielo saluma e comprenderas lo Signore tra avec nous vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, louange à ton Seigneur. Amen, amen, louange à ton Seigneur. Ecco qua. Adesso vi presento Suor Clara e lei, come
già Fra Volantino aveva anticipato, l'abbiamo pescata a signore giovanissima, aveva 11 anni ed è entrata in comunità che ne aveva 17. Finito il diploma, fresca fresca, ancora all'età di 17 anni, è venuta in Italia per avere la certezza di quella che fosse, insomma, il progetto di Dio su di lei. Anche lei ha lasciato qualche cosa, giocava nella Federazione Nazionale di Pallavolo, però ce lo dirà lei, e quindi io vi lascio direttamente alle sue parole. Ecco. Bene a tutti, sono Sor Clara, Sor Verodi che già ha detto la mia età. Allora, io li ho conosciuti quando avevo 10-11 anni circa, e ero la prima figlia, la prima nipote, quindi sono stata cresciuta come una principessa, no? Quindi mi davano tutto quello che volevo, però c'era una cosa che mancava, la pace. Fino ai 10 anni la mia famiglia era qualcosa di proprio comunione zero, perché mio papà era molto caldo di testa, quindi usciva anche di sera, la mia mamma ha sofferto un pochettino. Quindi io non ho una conversione proprio, neanche ci credevo che fosse possibile, no? Però invece era possibile. All'età di 10 anni un frate e due suore stavano facendo un pellegrinaggio a Portogallo, a Fatima, a piedi in autostop, come facciamo tutt'oggi. E mio papà... Bene, questo frate che ho incontrato, è australiano, e quando l'ho incontrato a Catania era ateo, oggi è sacerdote in America, ed era in Australia, cioè, poi in Portogallo dopo ha incontrato lei. Come le cose tornano. È rimasto attratto, cioè lui già era un po' in sofferenza in quel tempo perché aveva raggiunto il top della sua carriera, e poi ha detto: ok, e ora che faccio 30 anni, io ho già fatto tutto quello che volevo, cosa faccio? E lì ha iniziato una ricerca, no? In quel momento ha trovato questo frate che aveva una gioia che tutt'oggi ancora io mi ricordo, è stata l'unica immagine che mi ricordo ancora, e il sorriso di Fra Antonio. Gli erano poveri. E mio papà diceva: ma non è possibile, non è niente, sono in mezzo alla strada, che poi questo avevano un po' di cibo, no? Eppure sono contenti, io questa felicità non ce l'ho. Allora li ha invitati a venire a casa nostra e sono rimasti lì due giorni. E lì è stata una trasformazione, no? Di là abbiamo iniziato anche a partecipare ai sacramenti, alla comunione, alla confessione. E quindi si è iniziato a avvicinare di più, però ancora usciva, ancora beveva, quindi c'erano ancora comunque problemi. Stava meglio, però all'età di 13 anni un altro gruppo era ritornato a Portogallo. E lì lui già era più tranquillo, era più calmo, però ancora c'erano anche lì alcune cose. E lì abbiamo deciso di fare dopo diversi... C'era questo gruppo, diglielo, c'era questo gruppo, eh? Certo, c'era la... Passaggio che era in Portogallo, era anche lei, senza niente. Lei non lo so, in Portogallo con due sorelle, una sorella. Una sorella, una sorella. Sorella è un portoghese, una tedesca e un italiano, quasi a letto ci possiamo fare. Io. E quindi dopo diversi segni, eccetera, mio papà ha deciso di fare un gruppo di preghiera, che praticamente sono delle famiglie laiche che vogliono vivere anche il nostro carisma, però nello stato laicale, no? E fanno questi gruppi di preghiera. Gruppi di preghiera di PQV. E c'erano, quindi, Suor Veronica, che mi aveva colpito particolarmente, no? Il sorriso, la pace che trasmetteva. Ero affascinata di questa donna, no? Anche perché penso che non avevo visto suore fino a là, quindi è stata la prima suore che ho visto. E là abbiamo iniziato questa preghiera, quindi ogni settimana pregavamo il Santo Rosario meditato, che è fatto con la parola di Dio, le meditazioni del carisma e poi gli insegnamenti alla Chiesa Cattolica. No? In queste meditazioni si parlava molto della volontà di Dio, cioè che Dio ha fatto un progetto per ciascuno di noi. Una cosa importante è anche che sono stati questi momenti preghiera che hanno fatto convertire completamente, pienamente il mio papà. Lì sì, si è convertito proprio
è diventato un altro uomo. Io per me questo è stato uno dei più grandi prodigi in quel tempo, non nella mia vita. E poi questa cosa qua già mi lavorava, e poi le meditazioni che ogni volta progetto di Dio, no? Mi affascinava pensare a un Dio così grande che ha fatto tutto e noi che siamo creature che moriamo, no? Cioè, lui ha pensato un progetto per ciascuno di noi, cioè quanto siamo importanti anche per lui. No, questa cosa mi affascinava. Allora, questa è stata la prima spinta per iniziare a chiedermi: Signore, cosa vuoi da me? Perché io penso che sia un matrimonio, anche se da piccola ricevevo segni verso la consacrazione, però ecco, in quel tempo ancora non riuscivo a vedere. Però dammi un segno, cioè devo capire, fammi capire cosa devo fare. Avevo 15-16 anni già, 16 anni, quando ho iniziato questa ricerca. Io ho scritto a Suor Veronica, a dirgli: Suor Veronica, io voglio capire cosa il Signore vuole per me, non so che c'è una volontà di Dio, eccetera. E quindi le meditazioni dicono questo, io voglio capire la volontà di Dio. E lì abbiamo iniziato un dialogo che per me è stato fondamentale, perché lei sempre là mi rispondeva anche con le meditazioni, perché avevo tante domande, no? E mi rispondeva a ogni domanda con la meditazione, con la parola di Dio. E questo per me era fantastico, perché fino lì nessuno mi dava delle risposte concrete, no? Metodo imparato da lui, Certo, bravo Antonio. Infatti questo è stato il primo contatto con il fondatore, non con i suoi scritti. E questo è... C'è bello quello da parte, perché non è che stiamo fatto di cuore, che questo qua non si lavora. Cioè, a destra, in giro, nei piedi a terra. E quindi era questo l'effetto, perché mi sposava la testa con il cuore, no? Riuscivo a capire il perché di discernere, di fare le cose, di fare determinate scelte. Perché in quel tempo, ai 16 anni, c'erano tante offerte nel mondo, no? Infatti giocavo pallavolo, ero entrata nella federazione portoghese, come aveva già detto Sor Veronica. Era una passione, il pallavolo. Poi vi dico il perché che sono entrata, qual è la cosa che mi ha spinto a entrare in questo sport. Anche la bellezza, perché ecco, mi piacevano tanto i vestiti, i trucchi, i capelli. Mi sistemavo. E quello che mi ha spinto appunto a fare pallavolo è perché un giorno, avevo 14 anni allora, l'allenatore ha detto: sapete, le ragazze con il corpo più bello hanno giocato pallavolo perché si allenano questi muscoli, eccetera. Lui quando mi ha detto questo, io ho detto: perfetto, questo è lo sport per me. Perché ero attratta, no? Era attratta della bellezza, quindi quando mi ha detto questo qua proprio mi ha spinto completamente. E lì, poi io fino ai 17 anni quando sono entrata ho giocato. Quando ho iniziato questa ricerca, io ho iniziato a mettere la questione che forse il Signore mi chiamava alla consacrazione. Questa cosa è un lavorio, infatti è stato un anno e mezzo di lavoro, perché questo significava che io dovevo lasciare tante cose, no? Dare completamente la mia libertà, perché puoi entrare in una comunità religiosa, c'è l'obbedienza, c'è, non è che puoi uscire a prendere un caffè, anche una cosa così semplice, no? Cioè, dobbiamo dare tutta la nostra libertà, tutta. Questo qua mi spaventava un pochettino, no? Perché dicevo, ma com'è possibile che una persona facendo una scelta di queste può essere felice? Cioè, com'è possibile questo? Per me non è possibile. Infatti dicevo a Suor Veronica: guarda, io non so se il Signore mi chiama a questo. Se mi chiama a questo, io penso che sarò infelice per tutta la vita. Però lo faccio perché voglio fare la volontà di Dio. Anche se sarò infelice, lo faccio. Ero sbagliata, ancora non avevo capito che la vera gioia è nella volontà di Dio, come citava prima Suor Veronica. Un passo che ci hanno fatto notare in comunità, che nella tua volontà è la mia gioia. Sembra contraddittorio, no? Agli occhi del mondo, perché ci ama. A fare quello che voglio posso essere felice, invece no. Allora, lì c'è stata una cosa che ha fatto anche il click. Perché poi avevo conosciuto anche un ragazzo, mi ero innamorata, quindi per me era quasi il segno per sposarmi. Però poi il Signore mi dava segni esattamente al contrario, iniziava a capire che non era quello. Però chiaramente c'era l'attaccamento umano, quindi c'era tutta la il combatte spirituale, non che avevo Dio. E allora c'è stata una cosa importante che mi ha iniziato a fare riflettere
e a far venire la voglia di dar tutta la mia vita al Signore, la risurrezione. Perché è arrivato a un punto e ho detto, ma mi posso risposare, eccetera, fare questo, fare quello, posso fare tutte le cose che voglio, anche la modella, perché poi mi erano arrivati da altri posti per fare dei fotografici, eccetera, che erano cose che mi piacevano. Però dicevo, ma finisce, perché la morte, questa qua è sicura, questa qua, vogliamo o no, andiamo tutti a finire nella casa della morte, questa cosa qua non mi dava tranquillità, perché dicevo, ma perché deve finire così? Ma se io mi sposo, poi io ero pessimista, no? Proprio tutte le cose negative, io le pensavo tutte. Allora dicevo, ma se mi sposi, poi succede qualcosa, immagini, poi vedo tutta la vita. Cioè, mi facevo tutti questi ragionamenti, no? Cioè, mi mettevo dei problemi, come si risolve? Io dicevo, ma le mie nonne, 20 anni vedove, mamma, mi sarà una sofferenza. E quindi tutti questi problemi mi facevano fino a un po' esplodere, no? Poi Sor Veronica mi ha spiegato, sempre con le chiavi letture del fondatore, che invece non finisce tutto qua. Io questo, cioè sapevo che c'era un paradiso, però lo credevo una cosa, sai, le nuvole, cioè una cosa così, perché mi avevano insegnato questo. Invece quando mi ha detto che no, che si risorge alla fine dei tempi con un corpo bello, perfetto, giovane per sempre e immortale. Ah, allora qua le cose cambiano. Ma sì, alla fine avremo un corpo perfetto, anche se qua abbiamo avuto dei problemi, cita Fra Valentino spesso Sant'Agostino, no? Che dice che anche se per esempio una persona che ha mancato i capelli di là ce l'avrà, no? Una persona che è stata troppo magra là sarà giusta, una persona che era troppo grassa sarà anche lì giusta, quindi saremo tutti perfetti, chiaramente secondo i meriti di ciascuno. Allora questo mi ha dato l'input per dire, ma allora se è così, oh, allora lì ha iniziato a germogliare, allora anche io voglio dare la mia vita, no? Cioè, perché se abbiamo capito qual è, cioè, come uscire dalla casa da morto, che poi è questo il grande problema dell'umanità, cioè, fra Valentino, il cancro, no? Che soffriamo tutti, perché tutti moriamo di quello, no? Ma allora se abbiamo scoperto la soluzione, perché non dare tutto il mio tempo a questo? Cioè tutto il mio tempo a dire alle persone che guarda, non finisce tutto qua, anche se hai questa sofferenza, c'è una soluzione. Perché Cristo è venuto, è risorto e ci vuole fare sorgere pure a noi. Allora qui ho iniziato a maturare l'idea di diventare religioso, volermi consacrare. Il Signore mi ha dato anche un segno simpatico quando sono venuta in comunità, perché io ho deciso di venire in comunità quando ho letto un messaggio della Madonna di Fatima che lei dice venite qui per 6 mesi consecutivi e io vi dirò chi sono e cosa voglio da voi. Allora io ho detto ok, vado 6 mesi a Fatima e è sicuro che la Madonna mi fa capire cosa vuole da me. Poi la mia guida spirituale mi ha spiegato che questi 6 mesi si intendono in un luogo come Fatima, no? Cioè, perché Fatima allora, quando c'è stata l'apparizione, non c'era niente intorno, proprio il silenzio assoluto. Allora andare lì, in un momento, in un posto silenzioso, per poter capire la volontà di Dio, con preghiere, appunto per capire, e sacrifici per poi metterlo in pratica, no? Allora io gli ho chiesto di fare questi 6 mesi in comunità. Qui è stato il momento che ho deciso. Infatti poi il Signore me l'ha confermato, eccetera. Io l'ho deciso a settembre di 2012, è passato un anno poi finché sono entrata perché stavo finendo l'ultimo anno di superiore. E è stato bello perché io dovevo andare a venire in Italia a settembre perché avevo un matrimonio. E mio papà è arrivato a fine luglio e mi ha detto, ma che stai facendo ancora qua? Non devi andare a fare la volontà di Dio. Dai, almeno già ti è finita la scuola, che stai facendo? Ok, parto settimana prossima, gli ho detto, no? Volevamo fare il biglietto per giorno 8 agosto, ma di nessun modo riuscivamo a farlo. Alla fine, giorno 11 agosto. Mi sono dimenticata che una cosa importante che mi ha fatto anche innamorare della vita consacrata è stata la vita di Santa Chiara d'Assisi, perché non l'avevo mai vista. E quando l'ho vista io ho detto, quasi quasi pure io lo potrei fare, no?
E poi gli ho detto al Signore, guarda, se tu mi chiami alla vita consacrata, vorrei chiamarmi Clara, che corrisponde a Chiara in italiano. Siamo rimasti così. Quando sono venuta, che volevo venire il giorno 8, però non ce l'ho fatta, abbiamo fatto il biglietto per il giorno 11. Però non sapevo che il giorno 11 agosto era Santa Chiara d'Assisi. Quindi grazie a tutti che ci avete invitato. Amen. Concludo dicendo questo, mettiamo 30 secondi di fuoco. Tutte queste violenze che ci sono nel mondo, eccetera, è perché c'è pochezza di bellezza vera e duratura. Allora, nella Genesi, questo è proprio il problema dell'uomo. Il problema dell'uomo. Dio dice all'uomo, maschio e femmina, quindi all'umanità, tu puoi fare tutto, tutto, tranne una cosa. Toccare quel frutto che può essere simbolo di ciò che ognuno pensa che è peccaminoso. Tutto, tranne questo. L'uomo è peggio dei cavalli. Deve fare pure questo, che Dio si riserva di non farglielo fare. E qui il male. Nell'Apocalisse, che è l'ultimo libro, non più il primo, ma l'ultimo, quello che si gira la Bibbia, che si chiama nel Concilio di Trento Rivelazione, che ci rivela veramente come funziona la storia, come funziona l'umanità, Gesù dice al vincitore, gli darò il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino del paradiso di Dio, cioè tutto, pure la divinità. Cioè noi, più che diventare gloriosi, che però passano, è il massimo capitale che possiamo conquistare, il massimo. Sono 2 metri per 80 centimetri per 40, una cassa da morto che dopo 25 anni si riduce, tutto quello è la gloria nostra. Se noi obbediamo, o meglio, ci sforziamo con misericordia, anche verso noi stessi e verso gli altri, di obbedire alla coscienza, prima ancora che Dio, alla coscienza che ci dice le cose giuste e quelle sbagliate, noi un giorno, come dice Agostino, Dio si è fatto uomo affinché anche l'uomo, maschio e femmina, divenga Dio. Cioè, più glorioso così, più gloria di questo, dove la troviamo? Neanche l'uomo di Pasqua, neanche nel panettone. Quindi, Maria, che è la donna per eccellenza, ci dice fate quello che Gesù vi dirà, e Gesù ci vuole far diventare esseri gloriosi, felici, e non per 80 anni, per 60 anni, per 50 anni, ma per sempre. E questo non è una favola, è un grande mistero che nella storia dell'umanità ha fatto convertire un sacco di gente che di Dio se ne fregava proprio. Ma quando ha capito che era vero, gli è cambiata la vita da così a così. È chiaro, non possono fare tutte le suore e i frati, ma la felicità nostra è scoprire il progetto che ognuno di noi abbiamo. Corrado ha capito di fare questa comunità. Questa comunità ha uno scopo, i cavalieri, i templari, i federiciani, di fare. Io ogni volta che domando, cosa siete colpite di questa comunità? Le buone azioni che fanno. Cosa vi fa promettere quando c'è un'elevazione? Di essere in comunione con Dio, con la Bibbia, con i vescovi, con il Magistero. Vedete? E cosa fa con la spada? Te la passa di qua, di là, fa un po' di effetto la spada, Questa è figura, è il richiamo della vera spada, della parola di Dio. Quella è la spada vera che taglia le corna al diavolo, al male, alla violenza, e fa riflettere anche quelle dell'ISIS. Io ci ho fatto un video, quelle dell'ISIS. Più di ammazzare non mi mostrano, ma quello che pensavo, gliel'ho detto, col Corano, non con le chiacchiere, con le carezze, con la spada che loro credono. E allora Gesù nel Corano dice, voi, gente del libro, siete sul nulla fino a tanto che non obbedite al Vangelo. Nel Corano. Gesù ci dice, non ha fatto niente di buono, cioè non fate nulla di buono, fino a quando non obbedite al Vangelo, che dice, porgi l'altra guancia, non violentare le donne, non ammazzare nessuno, sii una persona amorevole, che sei più bello. Voi avete visto le persone rigide che sono brutte? Così no, quando c'è l'amore, quando c'è la pace. Ecco, Gesù ci vuole persone belle. Ecco, allora, la donna è bella. Paolo VI, dice a proposito di fulcrum, di bellezza, il mondo senza la bellezza, che specialmente vediamo nella femminilità, sarebbe da suicidio. In qualche modo dicevo questa frase. Allora, Dio crea l'uomo maschio e femmina, l'uomo potenza di Dio, a immagine della potenza di Dio, e la donna a immagine della tenerezza. Allora, un applauso per tutte le donne che vogliono imitare la vera donna, che è la tenerezza.
prepariamo gli ultimi quattro interventi e poi ci prepareremo per la Santa Messa. Vi prego ormai un momento di silenzio perché stiamo terminando 10 minuti precisi. Diamo qui Anna Zaro. Anna Zaro è una nostra dama templare federiciana, ha un grande coraggio. Bravo Valentino, accompagnala qui sotto, stai vicino a lei, alla nostra annuncio. Anna Zaro, dicevo, è una dama templare federiciana, è una donna di grande coraggio, di grande speranza, perché dona speranza, dona amore, e adesso ha un altro progetto, è diventata un'imprenditrice, ma ha un altro ancora progetto, aiutare chi ha bisogno di aiuto. A te la parola. Buonasera a tutti, io sono Anna, da 16 anni a questa parte, quindi vivo la mia seconda vita, dopo un incidente in moto, quindi non ho bisogno di tornare. Mi vede adesso la mia vita in modo comodo, comodo e tranquillo. Ringrazio Corrado, appunto, che è sempre presente con lui con le sue iniziative, quindi come da molte più aree. Niente, volevo condividere con voi anche questa mia esperienza, quindi ho 10 anni fa quando ho avuto un incidente stradale. Diciamo che anche ho avuto, come so dire, una chiamata, chiamiamola così, come diciamo, inerente quindi a quello, all'esperienza che ho appena raccontato alle altre due donne. E io fino all'età di 17 anni mi sentivo un po', sì, mi piacevo, mi guardavo molto, come si dice, l'aspetto fisico, quello che può essere, però mi sentivo in effetti vuota perché non riuscivo a trovare un senso nella mia vita. Sì, la bellezza passa, ma togliendo questo poi in effetti non avevo come un progetto, ecco. E la cosa che mi faceva paura, però non so perché, era quella di avere una disabilità. E quindi cercavo di fare di tutto, di potermi tutelare, ripeto, non sapevo cosa fosse una lesione midollare e cosa potesse comportare. Ma appunto, come dicevo, 10 anni fa, dopo l'incidente in moto, la vita è cambiata. Quindi mi son trovata appunto nelle zone di tornare e ho dovuto rinunciare alla vita. Stavo studiando, ero a Trieste, stavo studiando informazione scientifica sul farmaco. E da lì ho passato quindi un incidente in moto e ho vissuto 7 mesi in unità spinale a Pietraligure, a Santa Corona, dove mi hanno, diciamo che ho ricominciato a vivere, quindi mi hanno insegnato tutto, dover investire, fare le mie cose su una carrozzina. E io avevo paura della disabilità e non riuscivo a rapportarmi con persone che fossero diverse da me, perché per me la normalità era avere 2 gambe, 2 braccia, cioè la normalità di tutti. Però è anche vero che questa mia normalità è... non è una diversità. E niente, quindi mi sono riscoperta in effetti di avere delle potenzialità che magari avevo nascoste, quindi le mie paure sono diventate il mio punto di forza. E ritornata poi a casa, quindi ho fatto questo percorso in unità spinale, e avendo avuto la mia autonomia, e niente, mi sono un po' reinventata, ho iniziato a lavorare, e ho aperto un ristorante con i miei fratelli. E niente, diciamo che adesso riesco a godermi più la vita sotto questo aspetto, quindi amo la mia vita adesso piuttosto che ieri, quando sembrava di aver tutto e invece concretamente dentro è vuota. Scusate, sono sempre emozionata, prendete un po' il premio donne federiciane ad Anna Zaro. Ti volevo dire anche un'altra cosa, praticamente invece anche da novembre, e praticamente mentre ero in ospedale ricoverata leggevo un giornale, un articolo di un ragazzo che era in carrozzina, quindi via, a causa di un tuffo, quindi aveva avuto anche una lesione midollare, e Fabrizio Bartoccioni, dove lui è presidente di Vertical, che è quindi questa fondazione, praticamente sostiene la ricerca sulla lesione midollare.
e quindi fanno della raccolta fondi organizzando eventi, e quindi avevo conosciuto Fabrizio tramite il giornale. Oggi l'ho conosciuto intanto tramite Facebook e da novembre mi ha nominato responsabile per la Sicilia, dove quindi ad aprile faremo un evento dove faremo conoscere anche Vertical in Sicilia. E niente, quindi questo mi ha dato una bella emozione, una grande soddisfazione, e quindi anche in Sicilia adesso c'è Vertical e collaboreremo tutti insieme, tutti quanti. Grazie a questa donna straordinaria, lei è Anna Zaro, Anna Cantara Perediziana, donna di straordinario volante. Posso fare una domanda? Sì, anche lui perché tanto risponde, fa la timida, ma non è timida. Poco fa ci siamo dati la mano, no? Sì, Anna. Anna, con Anna, ci siamo dati la mano, ci siamo guardati negli occhi quando si parlava di resurrezione. Allora, io ho stretto la mano e quando si parlava del passo di Sant'Agostino, dei capelli che cresceranno, eccetera, si parla anche degli arti che cresceranno, delle gambe che guariranno, e quindi lei potenzialmente già le gambe ce le ha, perché alla resurrezione lei si rialzerà, correrà, danzerà, ballerà e sarà sempre bella come lei ha voluto. Ti fa vibrare il quadro della risurrezione, perché lei è proprio così. Certo. E un giorno già cammino io, già cammino. Ma certo. Pensare che un giorno camminerai anche con il fisico, come devo stare? Certo, benissimo. Ma sapendo che c'è lui sempre sulla nostra testa, quindi per quello che fa andare avanti. Allora, questa la gioia la si ha in vista di quello che ogni problema sarà risolto, anche quello della carrozzina. Assolutamente, assolutamente. Anna Mazzari. Adesso ci sentiamo una poesia che per le donne ce la narra Gianna Eterno e poi gli ultimi due interventi e ci prepariamo per la Santa Messa. Buonasera a tutti, io sono Gianna Eterno, autrice del romanzo Con la vita del cuore e anche poetessa scelta dal grande poeta Elio Pecora. Ho scritto e pubblicato alcune poesie dedicate principalmente alla donna. Oggi sono molto felice di essere stata invitata, io sono una dama templare federiciana e grazie al signor Corrado Armelli, il nostro gran maestro, riceverò il premio. Adesso leggerò l'altro libro. La regina del mondo. La donna è come una colomba bianca, delicata, tenera. La donna è calore, amore, sorrisi, gioie e tant'altro. Ella brilla e riesce a far brillare gli altri. Senza di lei, la casa è come un tavolo a cui manca un pezzo, come l'inverno senza coperte, come un usignolo senza voce, come il cielo senza stelle. La donna è la regina del mondo, la vita di ogni essere, di ogni respiro. Illumina il cammino e dà coraggio, tenacia, autostima. Ha dentro sé il meraviglioso e misterioso segreto della vita. Donna, meraviglia dell'universo, tieni sempre accesa la luce dei tuoi occhi, perché quella luce è la speranza di un mondo pieno d'amore. Grazie. Non la premiamo per la poesia, ma per tutto ciò che ha fatto con i suoi testi. Vieni Savio a premiare. È stata premiata qualche giorno fa col premio Sicilia per la narrativa, premio Donne Federiciane a Gianna Eterno. Grazie Gianna. Leggiamo la foto di rito. Grazie a tutti. E adesso due momenti dove parliamo di protezione civile. Una, come dire, di connotazioni non militari e una con connotazioni militari. Chiamo qui Salvo Cappellani per la protezione civile di Palazzola Carina. Buonasera a tutti, confratelli e consorelle.
Allora, finalmente dopo 3 mesi che si muoveva praticamente senza pubblicità, va bene, finalmente oggi è operativa la protezione civile, meglio dire il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Templare Federiciano Onlus. Questo praticamente è nato per volere del Gran Maestro e al fine praticamente, quindi dal punto di vista sanitario, di aiuto praticamente a tutti i nostri fratelli e sorelle. La sede praticamente del corpo la si trova praticamente a Palazzo Lagrede in via San Sebastiano e giorno 21 praticamente di questo mese sul sito il Gran Maestro pubblicherà praticamente la domanda di partecipazione al corpo. Quindi chiunque di voi ne voglia far parte lo può fare scaricando praticamente la domanda e inviandola sempre via email praticamente all'indirizzo che troverete sul sito. Poi vedremo praticamente che saranno fatte, possono partecipare anche le persone che non fanno parte della nostra confraternita, ma persone praticamente esterne. Già al momento ne fanno parte praticamente 6 infermieri e 3 medici, i quali sono tutti esterni praticamente alla nostra confraternita, solamente abbiamo un medico che dei nostri. E praticamente lo possono fare esternamente con una quota associativa annuale che riguarda praticamente il trattamento, più che altro l'assicurazione. L'importo praticamente sarà di 40 euro e al pagamento praticamente sarà consegnata la tessera che ha valore praticamente un anno. Quindi tutto questo. Vi ringrazio. Allora concludiamo i lavori con... Non vogliono che concludiamo i lavori, dobbiamo continuare. La missione dei templari non può concludersi. Chiamo il responsabile della Milizia Cristi per quanto riguarda la protezione civile, si chiama Legione Nassiria, Peppe Giganti, il colonnello Peppe Giganti. Grazie per questa presentazione al Gran Maestro. Io voglio essere breve perché i tempi sono stretti. Comunque, un giorno abbiamo deciso con Corrado Armeri di mettere a frutto tutte le nostre buone proposte, tutti i nuovi propositi, tutte le nostre parole. E abbiamo deciso che è finito il tempo delle chiacchiere, quindi che dovevamo scendere in campo ad aiutare le persone fisicamente. Basta con teorie, basta con belle parole, ma metterci in campo fisicamente, scendere ed aiutare la gente che ha bisogno. Lo potevamo fare solo con la costituzione della protezione civile. Abbiamo deciso di chiamarla Legione Nassiria perché non dobbiamo dimenticare i nostri cari fratelli italiani che sono morti in Iraq, che sono stati abbandonati dallo Stato italiano per portare la pace e la sicurezza in quei posti. Quindi con Corrado abbiamo deciso di nominare la nostra protezione civile. Allora, noi già siamo operativi. Abbiamo fatto tanta pubblicità a differenza di quella di Cappellani, però ci piaceva farci vedere perché tutti devono sapere quello che facciamo. Abbiamo tante iniziative in corso, abbiamo già quasi le autorizzazioni da parte delle prefetture perché abbiamo delle divise che porteremo nelle varie manifestazioni, nelle varie esercitazioni. Saremo in questo periodo di tempo, perché c'è tutta una burocrazia da sistemare e da fare, faremo dei tirocini formativi con i volontari, faremo parte con le Misericordie, con altre associazioni di volontariato, faremo volontariato presso enti non profit di ambulanze e di sussistenza. Poi abbiamo fatto un accordo con una chiesa dove gestiremo anche noi come protezione civile la mensa per i poveri.
e quindi ci diamo da fare, perché caro Corrado, parlare è bello, ma fare quello è meglio. Io voglio chiudere il mio intervento, noi siamo operativi, non ufficialmente con le divise, ma a breve avremo tutte le autorizzazioni. Voglio chiudere il mio intervento ricordando delle parole che ho sentito in un film, American Snipers, non so se qualcuno l'ha visto. Praticamente nella vita esistono le pecore, i lupi e i cani da pastore. Le pecore sono quelle persone che purtroppo non sanno che il male esiste, quindi sono facilmente aggredibili. I lupi sono quelli che invece aggrediscono facendo male, e invece noi ci dobbiamo inquadrare come i cani da pastore, perché Dio ci ha dato il potere di difendere il più debole. Quindi noi siamo cani da pastore e dobbiamo, come obiettivo e progetto nella nostra vita, difendere il più debole fino all'ultimo dei nostri giorni. Quindi o con noi o contro di noi. Bene, allora adesso ci prepariamo alle 18 in Chiesa Madre, ore 18 Chiesa Madre. Grazie.